ultimo giorno qui in Alaska, siamo a Seward, ovvero la punta della penisola dove eravamo ieri. Where the Alaska begin, we finish. Giusto. Dove iniziare l'Alaska, noi ovviamente finiamo. Finiamo. Siamo fatti al contrario. Siamo venuti a mangiare. Allora. Vai. Abbiamo provato tutto, a parte tre cose. Perché in America lo fanno. Il white salmon non abbiamo provato. E il gelato di grasso e bacche. Il gelato degli Inuit. E neve. Degli Inuit non abbiamo trovato. Però abbiamo trovato le crab leg. Che non ci sono, perché sì. C'è solo una zuppa. Vabbè, ho preso adesso, arriveranno anche il resto. Esatto, abbiamo iniziato con la zuppa di granchio. Vai, adesso Luca si gusterà prima la zuppa, poi arriva anche il resto. Ed eccoci finalmente qui con le gambe di granchio. Fai vedere una quanto è grande. Guardate qua, è tipo lunga come... Questa è la cosa numero uno delle cose da mangiare in Alaska. Consigliate di mangiare in Alaska, king dell'Alaska. Le gambe del king crabs. Allora è buonissimo, adesso proverò col mio burro. Eccoci, abbiamo mangiato. Allora, quello che avete visto, zuppa e tutto, qua, e tutto il resto, sono stati $80. Allora, aspetta, io ho preso una specie di fish and chips. Non hai inquadrato il tuo fish and chips? No, perché è arrivata la signora che ci ha distratto. Comunque ho preso fish and chips di Halibut, molto buono, con salsine e tutto molto quanto. Molto polposo. Io sì. Personalmente il crab lo metto uno scalino sotto la bistecca di ieri, però va al numero 2. La polpa. Quella bistecca di ieri ti è proprio rimasta impressa. Ve lo consiglio comunque, il granchione alla schiena. Sì, non era male, da provare se venite qua. Questa è la nostra ultima città che vedremo. Sì. Prima di tornare, allora, ad Anchorage. Vi faccio una rapida panoramica. È piuttosto brutto oggi, ci sono molte nuvole, anche se il cielo sopra di noi è azzurro. E questa è Seward, dicevamo prima. È praticamente una cittadina di mare, un porto di mare, e quindi niente, sarebbe bello col sole perché ci sono tutte le montagne della baia intorno, anche da sto lato. Ah, e quello è il Monte Marathon, che volendo si può scalare, ma noi... Mi sa che non ho mai visto un posto, ma tutta la penisola, così focalizzato sulla pesca. Ci sono negozi di pesca, canne da pesca, barche, pesca, le barche che ti portano a pesca. Quindi non pesca, ristoranti di pesce, pesca proprio sportiva, qua è il top, paradiso. Io sfortunatamente non sono un appassionato. Sì, però vedo no. Tanti che vanno a pescare, per cui... È bella, questa penisola è veramente tutta bella, passando... E dicono che i mari del nord siano molto pescosi. Sì, sembrerebbe, visto come... Ha visto quanti vengono a pescare. Comunque dai, adesso torniamo ad Anchorage e vediamo come passare il pomeriggio, perché poi stasera alle 2 di notte abbiamo il volo. C'è l'odissea. Alla fine, eccoci qua di nuovo, siamo... Vabbè, lo racconto io, Luca mangia. Alla fine abbiamo passato il pomeriggio facendo un po' un giro per Anchorage, siamo andati in un negozio dell'usato, abbiamo comprato alcuni libri usati per il viaggio, insomma, e poi dov'è che siamo andati? A comprare il cuscino per il collo, per il viaggio, perché qualcuno non l'ha portato. Dun 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 dun. E alla fine siamo venuti qui. Dai, siamo ingiustificati perché... Però dai, non è che siamo abitiamo in America, cioè è una cosa così comune. Vabbè dai, era solo perché volevamo cenare tardi. Questo ci mancava. E questo fast food ci mancava. È specializzato in sandwich e roast beef. Esatto, fa panini ma non tipo le svizzere, li fa tipo con la carne affettata. Patatine ricciole. Questo è il mio panino, io ho preso un crispy chicken, quindi vedete c'è proprio il pollo. Che quando torno risotto in bianco e mele cotte. Fa vedere bene sto panino? C'è tipo il formaggio, anelli di cipolla, bacon... Il provolone che la e... Sembra buono. Vai, mangia. Lui mangia. E queste sono sempre le solite coche medie che guardate la prospettiva. Buonasera. Che giorno è oggi? Che giorno è? Difficile a dirsi, deve essere mercoledì. Noi ci siamo visti l'ultima volta lunedì sera probabilmente da Arsby, che mangiavano il panino. Sì. Allora, odissea nel frattempo, non abbiamo filmato, non abbiamo fatto niente perché si è stati proprio
con la testa completamente altrove. Viaggio lunghissimo, quante ore di viaggio Luca ha tenuto allora, il cronometro? Io ho tenuto il cronometro dal momento in cui abbiamo lasciato la macchina all'aeroporto di Anchorage a un quarto d'ora fa, quando ho messo piedi in casa, sono passate 39 ore e 40 minuti. Un'odissea, no, è andato tutto bene, tutto nessun, bene ritardo, nessun ritardo, nessun problema. Però tre ricambiati, sì. Tre città diverse, due pullman cambiati e sì. Anche di più di tre città. Jet lag spaventoso, avremmo dormito se no 4 ore in 2 giorni. Ma neanche, pochissimo, non mi ricordo neanche più l'ultima volta che ho dormito come si deve. Comunque siamo nella nostra bella casina, sì, è tutto come l'avevamo lasciato, che bello. In più c'è il regalo di nozze. In più ci sono arrivati i regali di nozze da parte dei nostri amici italiani in Inghilterra, ci hanno preso tutta la posta e l'erba è tipo alta, l'erba non si vede, no, ovvio che non è aperto, no. Comunque ve la facciamo vedere un po' più avanti l'erba. E niente, qua è tutto come l'abbiamo lasciato. Adesso abbiamo buttato tutte le valigie in salotto per il momento. Ci pensiamo domani. Adesso sono le 10 di sera. Eccolo anche il salotto. Poi non vi ho ancora fatto l'home tour. Vi farò anche l'home tour di come è venuta la casa. Bene ragazzi, facciamo le conclusioni su questo viaggio. Vieni qua, sediamoci un attimo. Sediamoci, conclusioni. Oh. Siamo... Ah, sono così contenta io di essere a casa. Io mi devo fare una doccia, decisamente. Sì, 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 sì. Doccia tutte e due, riposino. E speriamo che il jet lag non ci uccida. Dunque, impressioni sul Canada. Impressioni sul Canada? No, il Canada molto, molto, molto bello, super consigliato, vastissimo. Quindi scegliete ovviamente prima cosa vedere, concentratevi su delle zone. Le grandi città non mi hanno entusiasmato, dicono che siano bellissime, Vancouver, Calgary, ma a me sembrano semplicemente città grandi e basta, ma la natura è spettacolare. La cosa più bella che hai visto in Canada? La cosa più bella? Gli orsi! Io pensavo di andare in Alaska e vedere gli orsi, invece in Alaska ne abbiamo visti molti meno, e invece in Canada, girando da Banff a Jasper, nei National Park, c'erano orsi ovunque, sulla strada, grizzly... che sono rari, ma li abbiamo visti lo stesso, orsi neri coi cuccioli, no, è stato bellissimo, un sacco di animali. Cosa più buona che hai mangiato? Cosa più buona che abbiamo mangiato? Non lo so. Cosa che abbiamo mangiato di buono? Poutine, come si chiama? Poutine. Ma anche le colazioni, vabbè, tipiche americane, però no, il poutine. Il dosa. Sì, anche il dosa abbiamo mangiato. No, il poutine sono quelle patate con sopra la salsa gravy e la mozzarella. Sembra una schifezza, ma sono veramente buone. Bene. Proveremo a rifarle. Alaska, invece? Cosa più bella che hai visto all'Alaska? Alaska, cosa più bella che abbiamo visto? La penisola, la Kenai Peninsula, era bellissima, ci è piaciuta tantissimo. Se dovessimo tornare sicuramente rifaremo dei giri. I trekking sono tutti bellissimi, ci sono sentieri che partono ovunque, ghiacciai che si affacciano sulla strada, no, spettacolare. E un po' preoccupante la questione animali, se dovessimo tornare sicuramente ci attrezziamo con lo spray anti-orso. Sì, veramente inquietanti alcuni punti, certi rumori, gente con le pistole. Sì, 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 meglio andare meglio preparati. Andare preparati. E la cosa più buona che hai mangiato? Cos'è che abbiamo mangiato in Alaska? Un sacco di cose, tutto praticamente. Ah, l'hamburger di Yak, molto buono. La cheesecake, quella con le fragole, molto buona. E basta. Adesso sono talmente stanca, faccio anche fatica a ricordarmi tutto quello che abbiamo fatto. Comunque no, sono rimasta molto sorpresa dall'Alaska perché era veramente più economica di quanto pensassi. Il mangiare no, il mangiare più o meno in tutta l'America, se vuoi mangiare bene, è abbastanza caro come prezzo, ma tipo souvenir, il costo della vita, gli alloggi non sono insormontabili, quindi se volete andare andateci perché è fattibile. Non è come andare in Groenlandia che lì si spende 4.000 euro a testa solo per il viaggio. Allora, Canada. Per vivere mi sa che ho visto tra le più belle case. Sì, è vero, molto belle le case. Case strepitose, quelle di Calgary. E il punto più bello che ho visto sono stati i ghiacciai Athabasca.
nel punto in cui il sentiero che abbiamo fatto, sì, che ti vai sopra di fianco al sentiero. Sì, se avete visto i vlog l'avete visto sicuramente. Il ghiaccio alla Tabasca, lì mi sentivo un dio proprio, stupendo. E non è così wild come uno possa credere, perché in realtà ci sono queste metropoli, Calgary, Vancouver. Sì, e poi comunque le città sono magari a 3-4 ore, però poi trovi una città abbastanza grande con tutti i servizi, quindi non è però gli canadesi simpaticissimi, sì, sì, curiosi, gente... vogliono tutti sapere, gli piacciono gli italiani generalmente. Mi sono trovato molto bene. La cosa più buona che ho mangiato in Canada, non è che ho mangiato tantissimo bene, comunque la bistecca del primo giorno, sì, meritava. L'avete vista probabilmente, sì, c'è nel video del primo. E cose negative del Canada, non ne trovo tante, almeno come turista sono attrezzati benissimo, per cui non posso fare troppe critiche. E sì, diciamo che approvate al 100%, ci sarebbe da trasferirsi domani mattina. Ovviamente non è così facile. No, perché comunque il sistema sanitario funziona come in America, anche il modo di trasferirsi non è proprio immediata la cosa. Poi Alaska, dunque, più wild del Canada. Il motivo è che la città più grande, ovvero Anchorage, io mi aspettavo di trovare una bella. È piccolissima! In realtà è veramente uno sputo in mezzo alla foresta. Bella, mi è piaciuta molto, molto più di Vancouver e di Calgary, una città a misura d'uomo. Le persone sono veramente strane, è proprio non è canadese, è una città americana, ovvero vedi queste ville... Beh, non è canadese, è in Alaska, certo che non è canadese. Sì, volevo dire la differenza che pur essendo lontana dagli Stati Uniti è una città... Si vede che è americana. Americana, sì, sì. Il perché? C'è tanta gente... diciamo per strada, tanta gente per strada e non sono messi benissimo. Sì, ci sono tante persone strane, ce l'ha detto anche tipo il gestore di un ostello lì ad Anchorage, ci ha detto c'è tanta gente particolare ma è innocua. Nel senso, non mi sono mai sentito in pericolo o cose del genere. No. Però, punto primo, c'è una epidemia di obesità pazzesca, sono tutti in sovrappeso, tu dici ma com'è possibile? Sei vicino al boschi, dovresti comunque essere abbastanza un uomo temperato. Esatto. Invece, invece no, il cibo dall'America arriva, tutte le schifezze ci sono ovviamente, ma perché riempiono la città di fast food, tutti i fast food ci sono. E sì, una città americana dove ci sono e tante persone, infatti quasi tutti quelli con cui abbiamo parlato, anzi no, tutti quelli con cui abbiamo parlato non erano nativi dell'Alaska. Sì, non abbiamo trovato erano molti americani che si erano trasferiti. Ad Anchorage è pieno di indiani che sono i più nativi di tutti, però pelle rosse, ecco la cosa che mi è piaciuta la cosa che mi è piaciuta un sacco dell'Alaska è che è vista come in America una seconda opportunità, cioè tu vai, prendi, lasci tutto e vai dove. Sì, è vero, era tutta gente che si era trasferita perché voleva tipo vivere lontano dall'America come la conosciamo. E quindi accoglie tutte queste fiumane di persone che vivono un sogno, quello è molto bello. A differenza appunto del Canada, non c'è molto turismo dalla Cina, sono tutti turisti americani. E c'è poco turismo, l'ho già detto mi sa in un altro video, io mi aspettavo di trovare come in Canada, insomma, orde di turisti, parcheggi strapieni, e invece no, è veramente poco turistica ancora. Arriveranno secondo me, perché un posto talmente bello faranno come l'Islanda appena la scoprono, però abbiamo trovato veramente poca gente. Comunque, città... le città alla fine le abbiamo viste un paio, non tanto, piccolissime, lì ti rendi veramente conto di essere nel nulla, se non vai attrezzato lì d'inverno non c'è molto da fare. Città americana perché appunto ci sono le megaville, ci sono anche i poveri per strada, invece in Canada di poveri per strada non ne ho visti, in Canada il sistema sociale regge meglio, ma a parte quello... Sì, poi ovviamente in Canada anche il discorso, le armi sono veramente mal viste, io mi aspettavo città di frontiera sono mal viste, invece in America ovviamente, va in casa delle persone. Sì, armi dappertutto, armi, la gente che gira nei boschi con la fondina, con dentro libri sulla caccia, ti vendono le armi nei supermercati. Sì, sì. È proprio una città, non è Canada, diciamo che la differenza la vedi.
comunque strepitoso, è veramente, ti senti veramente perso in certe zone, ci sono proprio zone totalmente senza strade. Mi sembra che bellissimo, solamente il 2% è abitato. Sì, ha detto che il ragazzo lì, l'uomo che ci ha ospitato, ha detto Kevin del Montaigne. Kevin del Montaigne. Viene dal Montaigne. Ha detto che il 2% della terra dell'Alaska è proprietà privata, quindi cortili, case e giardini. Tutto il resto, 98%, invece è tipo dello stato, wild. Sì, quindi diciamo che fa per capire quanto è abitato. Per trasferirmi tra il Canada e l'Alaska è una dura scelta, ma alla fine opterei per l'Alaska perché mi dà più stimoli. Ovvero, il Canada è troppo sicuro. Molte volte Jasper e Banff sono troppo turistiche, però sì, l'Alaska mi dà più, mi darebbe più stimoli, mi dà più senso dell'avventura, perché lì proprio hai solamente una piccola cittadina alle spalle e il nulla cosmico, mm-hmm, dove tu puoi andare ogni 10 km c'è un sentiero che va, tu non è segnalato, vai col GPS, ti trovi sempre di fronte ai laghi, se ben chiaro si trovano anche in Canada, però la differenza che ho trovato è che l'Alaska è più wild, è ancora più incontaminato, sì, ancora. No, ma anche il Canada merita. La cosa più buona che ho mangiato, ragazzi, il granchio. Gli americani, allora, metto al primo posto il prime rib. Ah, la carne, la che carne, mangiato in gli americani sanno fare la carne. Ho mangiato un arrosto, ma d'un buono che ho mangiato 4 bistecche. Sono sì, basta, l'abbiamo già detto in un'altra puntata. Numero 2, mangiate i granchioni se siete sul mare, che te li danno freschi. Sì, le gambe del granchioni King Crab, da, quelle gambe lunghissime, sono buonissime, tipo un avambraccio mio. Assaggiate anche il salmone, che è... A me il salmone è fantastico. Sì. Sfortunatamente non era stagione, per cui non li abbiamo visti. E basta. La cosa più bella che ho visto dell'Alaska è stato il sentiero sui fiordi, come si chiamava, il Bird Creek. Ah sì, Bird Creek, sì. Che non sono riuscito ad andare fino in cima perché non ho avuto abbastanza tempo, sì, dovevamo andare, però in assoluto è stata potenzialmente la cosa più bella della vacanza, perché eri su questo mega fiordo che dava, no, spettacolare, sembrava essere in Norvegia però lontano proprio dai turisti. Ah, ricordate, quando andate in Alaska i sentieri sono così, tutti così, cioè dritti, non è che tante curve, no, andate su in salita praticamente a quattro zampe ogni tanto sui roccioni, spaccano veramente le gambe, ma ne vale la pena, alla sì, fine quando vincenza è il dio del mondo. Comunque no, prima cosa che ho visto le vacanze è ghiacciaia Tabasca, sì, secondo luogo il Bird Creek. Posso? E ovviamente ragazzi gli orsi, emozione, cuore a mille, bellissimo, adrenalina, valgono la vacanza, e andate preparati e faremo, uh-huh. Vuoi fare un altro video su queste cose? Faremo il video come organizzare un viaggio in Canada / Alaska, insomma fatemi sapere anzi se vi può interessare, coi prezzi, organizzazione, itinerari, tutto, e basta. Per adesso viaggi buona. Per ora basta, anche perché questi 3 giorni di viaggio di ritorno ci hanno provato abbastanza. Ne riparleremo, vi terrò informati se pianifichiamo qualcosa. Sì, faremo qualcosa, qualche weekend fuori porta, ma sì, nella lovely England. E per ora basta viaggi lunghi. Grazie, anzi, per averci seguito in questo viaggio strepitoso. Sì, queste 3 settimane. Buonanotte. Da 2 italiani ritornati in UK è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per averci seguito. Ciao ciao. E tu non saluti. Ciao ciao. Buonanotte. Buonanotte.